Nome. Dario. Marco. Età. Ho appena iniziato l'ultimo anno da quarantenne. 43. Professione. Avvocato. Ispettore Guardia di Finanza. Prima volta in politica? Non proprio. No, amministro da 10 anni il mio comune. Ti senti un vecchio politico o un politico vecchio? Non mi sento un politico. Un vecchio politico. Cosa pensi dei 5 anni di caldoro in Campania? Perché sono già passati 5 anni. Dopo il disastro del governo Bassolino, Caldoro ha riportato la Campania tra le prime 3 regioni del nostro paese Italia. Ha azzerato 25 miliardi di debiti, paghiamo nella sanità a 60 giorni le fatture, abbiamo risanato 7 miliardi nei trasporti, non siamo più la regione di immondizie, ma siamo una regione virtuosa. Cosa pensi possa fare De Luca in Campania? Ma lui ha trasformato Salerno in una città più bella del Mediterraneo. Credo che trasformerà la Campania in una delle migliori regioni d'Europa. Credo che De Luca non sia eleggibile in quanto uomo condannato. Per questo farebbe ripiombare la regione in uno stato di confusione in quanto verrebbe commissariata. E poi dagli ultimi slogan di De Luca sento che non conosce neanche la provincia di Caserta in quanto ha aggiunto tra le regge la regge di Caiazzo. Quanti comuni hai toccato in campagna elettorale? 104. 104. Secondo te i cittadini andranno a votare? Li stiamo stimolando, li porteremo a votare. Stiamo motivando con delle giuste soluzioni alle problematiche che abbiamo, ma molte della diffidenza dei cittadini deriva anche dal governo attuale Renzi, che ha portato il paese Italia in uno stato di sciopero nazionale quotidiano. Quanto conta la credibilità per un politico? Tantissimo, ma conta anche la sua coerenza e la sua onestà. È la sua garanzia. Ti senti un politico credibile? Assolutamente sì. E credo che la coerenza dimostrata nella mia storia ne sia una conferma. Per la mia storia politica, per i fatti e per i progetti realizzati e per le risposte che ho dato in 10 anni della mia attività da amministratore ai miei concittadini. Il tuo programma in 3 parole. Onestà, coerenza e competenza. Sanità, scuole e trasporti. Credi che sarai eletto? Sicuramente. Certo. La prima proposta che porterai in Regione Campania. Finalmente far partire il porto turistico di Castelvolturno e realizzare un porto nel territorio di Mondragone. Accorpamento ospedale Palaciano e Melorio. Remo una risposta a 150.000 utenti che oggi non hanno servizio sanitario. Cosa farai se non sarai eletto? Continuerò a fare quello che faccio, l'avvocato dei lavori e il papà. Continuerò il mio impegno politico per la mia comunità, anche come rappresentante della società civile. Hai di fronte un elettore della parte opposta. Convincilo a votare per te. Hai già provato il fallimento, adesso prova il cambiamento. Dopo, visto che hai sbagliato il campo dove ti sei candidato, perché candidarsi a sinistra con gli uomini che sono più o meno gli stessi che hanno governato con il governo Bassolino, ti invito a venire a impegnarti in un campo dove già l'ottimo governatore Caldoro ha dimostrato di essere un ottimo governatore, così come lo stesso Renzi lo ha definito nel Corriere della Sera come persona seria e come persona capace. Complimenti a Marco Ricci. Faccio i complimenti a Dario Abate e anche un bocca al lupo.